Ben ritrovati. Alla luce della vittoria schiacciante di Putin, il professore Orsini, durante la trasmissione di Bianca Berlinguer, risponde alla giornalista ucraina proponendo una possibile risoluzione al conflitto. Buona visione. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вот так вот вместе. È così che andremo avanti, insieme, mano nella mano, ed è proprio questo che ci rende davvero più forti, non a parole, ma nei fatti. Quando il popolo sovrano parla, bisogna solo che prenderne atto. Ma io credo che sia oziosa la domanda se queste siano o meno elezioni. Quello che conta nella sostanza è se Putin goda o meno di consensi enormi ed esorbitanti. E la risposta è chiara. Lo scontato plebiscito per Putin, secondo i commentatori, ha risvegliato anche l'orgoglio del popolo russo. Certo, Putin è al potere dal 2000. È passato attraverso tante elezioni, non sempre ha avuto così tanti consensi. All'inizio della guerra io dissi che questa guerra avrebbe accresciuto i consensi di Putin. I media italiani al 99% dicevano invece che questa guerra avrebbe causato una rivolta popolare che avrebbe portato al rovesciamento di Putin. Infatti sono andati come avevo previsto. E questo, io penso che la nostra chiave di lettura in questo momento sia completamente sbagliata, perché noi parliamo di Putin. Invece questo non è il successo elettorale di Putin. È il successo della Russia, dei russi, che in un momento ipertragico della loro storia hanno saputo compattarsi, perché chiaramente avere contro un nemico, il nemico più temibile del mondo, gli Stati Uniti, la NATO, l'Unione Europea, avere un nemico così potente di fronte a sé e riuscire a non dividersi e rimanere uniti intorno allo Stato, perché Putin rappresenta lo Stato, è una prova di forza. Infatti ho sempre detto: stiamo attenti, chiudiamo subito il conflitto, perché questo è un paese molto temibile ed è un paese che si compatterà intorno allo Stato anziché sfondarsi. Professore, è successo, è una delle ragioni per cui l'esercito russo sta andando così bene in Ucraina, è perché gode del consenso dei russi. Allora, un'opinione: Putin a questo punto ha largamente superato la durata al governo di Benito Mussolini. Il nostro dovere, no, che stiamo qua a fare, cercare di capire la realtà. La realtà mi pare che sia che Putin abbia consenso. Se poi mi chiedi che cosa penso io penso, lo dico da due anni a questa parte, che Putin è il male, il terrore, tutto quello che volete, ma gli accordi si fanno con i nemici, e non aver fatto l'accordo, anzi non aver impedito la guerra prima che scoppiasse, e poi non avere mai cercato in nessun modo una soluzione di pace, raccontandoci che Putin sarebbe caduto, che Putin sarebbe morto, che stava molto male, che i russi si sarebbero... Mario, stop! Non mi preoccupa il risultato, perché è un risultato finto. Tutto cosa sta accadendo in Russia è uno spettacolo. Non c'è niente che si può fidare. Non esiste la verità in questo paese. Sembra tutti sono come gli attori e fanno... fanno uno spettacolo. Per me le elezioni non hanno nessun valore, perché abbiamo visto tutti noi i video, come entrano le persone armate. Non è possibile votare quando non ti danno esprimere il tuo opinione. Professor Orsini, che cosa ne pensa di... Io credo che noi abbiamo commesso un gravissimo errore di sottovalutazione della Russia, che l'Ucraina purtroppo sta pagando a caro prezzo. E quando tu decidi di sfidare un nemico, devi valutare correttamente i rapporti di forza. La ragione per cui l'Ucraina si trova in questa situazione così tragica, ricordiamo che secondo i maggiori istituti di ricerca americani, l'Ucraina molto probabilmente si troverà senza munizioni per la difesa aerea entro la fine di marzo. E quando tu sbagli a calcolare i rapporti di forza, questo è un disastro per i popoli. Noi abbiamo dei modi per capire se il nostro nemico sia forte o sia debole. Bisogna calcolare la forza del suo esercito. Io all'inizio della guerra dissi: l'esercito russo è fortissimo, la Russia sta combattendo con una mano dietro la schiena. Tutti dicevano: no, è debolissimo, quindi errore nel calcolo dei rapporti di forza. Io dissi: l'economia russa è in grado di sorreggere lo sforzo bellico.
l'Unione Europea disse all'inizio della guerra andrà in recessione, questo è accaduto, tutti mi dicevano no, tu sei putiniano, l'economia russa andrà in bancarotta in poche settimane. E noi abbiamo un altro modo per calcolare i rapporti di forza, che è il consenso di un popolo intorno a una guerra. Il voto in Russia deve essere interpretato per proteggere l'Ucraina, cioè dobbiamo renderci conto che non soltanto la Russia è un esercito fortissimo, non soltanto la Russia è un'economia in grado di sorreggere lo sforzo bellico, ma in più ha una popolazione che vuole questa guerra e che la vuole vincere con tutta se stessa, perché finora non è stato chiarito il punto fondamentale, che la gran parte dei consensi Putin li ha ricevuti perché i russi condividono quello che Putin sta facendo in Ucraina e vogliono, fortissimamente vogliono, vincere la guerra contro l'Ucraina e la NATO. Perciò, quando Macron dice di voler inviare truppe, NATO, soldati europei in Ucraina, deve calcolare bene i rapporti di forza, perché in questo calcolo deve computare anche l'immensa determinazione del popolo russo di vincere questa guerra. Allora, quindi se dovesse un giorno scoppiare la terza guerra mondiale, mi auguro mai, i russi sarebbero tutti compatti intorno a Putin per colpire l'Ucraina. Allora, sentiamo Gatti. Allora, vogliamo dirci che se il duce italiano, dopo 20 anni di dittatura, non avesse commesso l'errore di allearsi con la Germania, Churchill e Roosevelt, i vincitori della seconda guerra mondiale, lo avrebbero tenuto tranquillamente al potere chissà per quanti anni ancora. Certo. Poi mette in discussione il fatto che per 2 anni non è mai stato fatto un tentativo di pace, le parole di Macron erano parole, ma un tentativo vero di trattativa non è mai stato fatto, quel poco che è stato fatto saltare, e adesso invece notiamo un crescendo di dichiarazione, un'ansia di guerra, un'ansia di persone con l'elmetto, manderemo le truppe NATO, e poi prima eravamo partiti con le armi difensive, poi siamo passati alle armi offensive, poi le armi offensive solo leggere, poi quelle pesanti, poi quelle molto pesanti, e poi i supermissili, siamo arrivati ai supermissili, e poi dopo cosa? E questa ansia qua, secondo me, non crea le condizioni, non che mi sembra che nessuno, a parte il Papa, abbia parlato realisticamente di una prospettiva di pace che necessariamente chiede dei sacrifici. Secondo me la guerra mondiale è già iniziata e il primo passo è stato 10 anni fa quando la Russia ha annesso la Crimea. Ha votato, prendiamo atto, ha votato, e quindi quando un popolo vota ha sempre ragione, ovunque voti le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince che quando uno le perde. Quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come far meglio la prossima volta. Ci sono state delle elezioni e quindi prendiamo atto del voto dei cittadini russi, sperando che il 2024, aggiungo, sia l'anno della pace. Ma secondo me Salvini ha fatto un intervento da ministro degli esteri, e questo è il modo in cui bisogna parlare in questo momento. Infrastrutture, un po' tragica. Salvini e delle infrastrutture. Certo, infatti era... Lo so benissimo. Infatti ho detto Salvini ha parlato come il ministro degli esteri, cioè ha parlato come un ministro degli esteri dovrebbe parlare. Bisogna parlare come Salvini, perché in un contesto così tragico in cui c'è il rischio di un'escalation nucleare e i russi, non Putin, sono pronti a colpire l'Ucraina con le testate nucleari in caso di necessità, Salvini merita soltanto lodi. È una persona equilibrata, moderata, che non getta benzina su una situazione di per sé disastrosa. E io invito tutti a porre a confronto Macron con Berlusconi, con Silvio Berlusconi, del disastro in cui si trova l'Europa perché è finita in mano a dei leader incapaci, incompetenti e corrotti. E vorrei aggiungere un'ultima cosa sulla pace in Ucraina. Rapidissimamente, professore, perché siamo proprio in chiusura. Sì, glielo spiego subito. La NATO, per fare la pace in Ucraina e salvare gli ucraini, deve rinunciare a qualcosa di proprio. Non deve mandare gli ucraini al massacro, perché la NATO che ragionamento fa? Dice, cari ucraini, vedetevela da soli, morite. Io dico, vogliamo aiutare gli ucraini? Bene, si faccia una trattativa con Putin su queste basi. La NATO si tira fuori dalla Georgia e rinuncia ad assorbirla, dove continua a fare esercitazioni militari, e noi aiutiamo gli ucraini, allora si va da Putin. Io faccio degli esempi soltanto, diciamo, realistici, per farvi capire la mia linea di pensiero. Si va da Putin e si dice, lascia Zaporizhia,
noi tiriamo fuori la Finlandia dalla NATO e fuori la NATO dalla Georgia, ma la NATO questo non lo vuole fare perché vuole il massacro del popolo ucraino, non vuole dare niente di proprio per aiutare gli ucraini, non vuole rinunciare, gli Stati Uniti non vogliono rinunciare a niente di proprio per aiutare gli ucraini. È stato molto chiaro, professore. E voi che ne pensate della proposta di Orsini? Gli Stati Uniti sono la vera chiave per poter deporre definitivamente le armi? Scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Se vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale per supportare questo tipo di contenuti. Grazie.